Larga partecipazione del mondo della scuola, di pediatri e psicologi all'incontro sulla dislessia organizzato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri Sezione di Messina e dall'Associazione Italiana Dislessia. Più del doppio partecipanti rispetto a quelli previsti che si sono presentati presso la Pinacoteca di Capodorlando. Lo scopo della giornata formativa è stato quello di offrire le informazioni e gli strumenti necessari all'individuazione precoce dei disturbi legati alla dislessia. Questo è un tema molto sentito in questo momento, perché la legge 170 ancora nelle scuole sta aspettando di essere implementata o attuata, è una lentezza. Nel frattempo lo Stato, nel senso tutte le attività riabilitative sono state chiuse rispetto per queste persone, e quindi in questa vacatio c'è un disorientamento. Ecco perché la presenza molta che vedete è sicuramente quella delle scuole, che si sono viste con la 160 caricato questo problema addosso e dovranno dipanarlo, cioè dovranno affrontare questi bambini che hanno problemi di dislessia, discalculia, discrafia, e quindi questi problemi devono affrontare nell'ambito della scuola senza un aiuto esterno. L'Associazione Dislessici ha voluto sollecitare scuola, pediatri e servizi territoriali ad essere più partecipi in tutte le realtà. Informare e di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, che è lo scopo appunto dell'associazione, in modo particolare sui docenti, affinché sappiano attuare una didattica inclusiva per questi ragazzi, per cui in questo modo non sussiste più nessuna differenza tra il dislessico e l'alunno normale, tra virgolette. Quindi ci auguriamo che questi incontri possano servire a migliorare la didattica all'interno delle classi. L'evento organizzato con il patrocinio del Comune di Capodorlando. Non ci aspettavamo tutta questa affluenza, è stato organizzato diciamo per 120-140 persone, penso ce ne siano ben più di 200. Devo ringraziare per questo il dottore Sapone, Carlo, che si è prodigato in un modo veramente incredibile, e quindi diciamo, noi siamo contenti di sponsorizzare questo tipo di iniziative, di venire incontro pure a fare questo tipo di incontri, perché sensibilizzano da un lato pure in questo caso i docenti e le scuole a un tema così importante, e che se preso in tempo diciamo, potrebbe aiutare pure la parte medica a risolverlo.